Parliamo ora dell'editor di colori. Come vedete abbiamo tre schede, di base, avanzato e incarnato. Qui in questa scheda abbiamo i colori base che sono gli stessi del bianco e nero. Tramite questi colori noi possiamo andare ad agire sui singoli colori, senza avere il bianco e nero ovviamente, ma a colori, per cambiare la tonalità, la saturazione e la luminosità. Ad esempio, voglio il cielo più saturo, scelgo il blu, vado su saturazione, in questo caso non me lo prende perché è un ciano, quindi saturazione, e lo sto saturando. Oppure potrei prendere la tonalità e spostarlo su un ciano più verde o più violetto. Proviamo a fare un'altra cosa, scelgo il blu, cambio la tonalità, l'ho messo sul viola, in questo caso voglio che prenda anche il cielo, quindi cosa faccio? Prendo questa rotellina e faccio sì che il blu vada a contagiare un po' il ciano, e vedete che adesso se cambio la tonalità si cambia anche sul ciano un po', perché l'ho influenzato. Ovviamente se voglio influenzare meglio prendo il ciano direttamente e lo sposto, questo per avere un ampio margine di ritocco sui singoli colori. Ovviamente io posso prendere anche un singolo colore, adesso prendo proprio il cielo e mi dice esattamente il punto in cui mi trovo, oppure prendo il colore, prendo, che so, questo giallo, mi porta sul giallo, mi porta in un punto preciso del giallo, e io qua posso cambiare la tonalità delle rocce, in questo caso sul rosa, sul rosso è molto, molto meglio. Ma resettiamo tutto e vediamo, anzi resettiamo proprio totalmente e vediamo l'avanzato. L'editor avanzato non ha colori predefiniti, ma li andiamo a campionare noi e possiamo agire in modo molto più avanzato e libero sui nostri colori. Quindi se io prendo con questo strumento il cielo, mi viene creato proprio il colore del cielo e non andiamo a prenderne uno che è predefinito. Possiamo cliccare qui per dare visualizza gamma su colori selezionata, che ci rende tutto in bianco e nero tranne dove stiamo selezionando, e io da qui posso allargare o rimpicciolire i colori che va ad affliggere, diciamo, vanno a intaccare il mio ritocco. Ad esempio, se io adesso sposto la tonalità, vedete che agisce sul cielo, ce l'ho violetto, però mi sta agendo anche qua, che c'è queste parti qua. Io cosa faccio? Prendo questa parte qua, la sposto indietro, vedete? La faccio più piccola e in questo modo riduco il campo di azione al punto specifico, al colore specifico che ho campionato, e quindi è molto molto meno. Oppure viceversa, voglio che mi agisce anche sul giallo, vedete la tonalità, agisce anche il cambio di tonalità sul giallo, ovviamente non diventa violetto perché il blu diventa violetto, ma il giallo diventa più 30 di tonalità del giallo, quindi come se avessimo campionato anche il giallo. In questo modo mi intacca tutta la foto. E posso scegliere esattamente quanto intaccare della nostra foto. Quindi io posso mettere il ritocco sul blu preciso, in questo caso, lo voglio più saturo, ok? Lo voglio più o meno luminoso, facciamo meno luminoso, tolgo il visualizza gamma e ho il cielo saturo. Poi voglio prendere, che so, le rocce. Ovviamente vedete che è intaccato anche questo perché probabilmente c'è del blu qua dentro, non posso farci nulla. Proviamo a selezionarlo, vedete che è un blu scuro, provo a desaturarlo, però mi tocca pure il cielo, quindi devo cercare di campionare per bene il colore, stringerlo esattamente al colore suo, ma il blu è più o meno, è pressoché uguale a quello là che abbiamo sul cielo. Per eliminare questo basta deselezionarlo e non funziona più. Facciamo anche il meno, così lo togliamo del tutto, eccetera. Proviamo a prendere la roccia, ci crea quest'altro colore, quindi siamo da questa parte, andiamo a fare come tonalità rosso, ok, perfetto, però è intaccato anche la faccia, vediamo se riusciamo a togliere dal volto, ma mi sa che è lo stesso colore, vediamo il prima e il dopo. Lo intacca di pochissimo però. Insomma, con questo editor avanzato possiamo definire bene i colori. In più abbiamo questa scheda incarnato che ci separa tutto, grazie al quale possiamo campionare
la nostra pelle, vediamola qui, e a questo punto possiamo schiarirla e vedete che intacca poco le rocce qua. La posso schiarire, cambiare di tonalità, porto giù sul giallo, la desaturo, ok. Vediamo cos'è questa uniformità che c'era in tutti e tre i pannelli. L'uniformità, guardate il ventaglio che si va a creare. Uniformità a meno, abbiamo il ventaglio nitido. Uniformità avanzata, cioè aumentata, e il ventaglio viene sfumato ai bordi. Vuol dire che la modifica che andremo a fare non è netta nei bordi in cui stiamo agendo. Quindi tra il giallo e il verde, con l'uniformità aumentata, vuol dire che c'è una sfumatura tra un colore e l'altro di passaggio. Se invece andiamo a dare meno uniformità, il taglio tra la separazione tra il giallo e il verde come modifica di colore sarà molto netta. Proviamo anche qua dov'era, al blu, così è netta, guardate il cielo, così è netta e quindi c'è un taglio preciso. Se vado a sfumare, allora, siccome va a sfumare il colore per dare una sfumatura omogenea, vedete che perde un po' di bianco nelle nuvole. Questo perché? Perché la nuvola, vedete, c'ha un po' del ciano e noi l'abbiamo portato sul violetto. Se noi lo diamo netto, il bordo del blu che abbiamo modificato va a fermarsi intorno alle nuvole, così. Se noi gli diamo l'uniformità, quindi gli diamo una sfumatura, la sfumatura va a colpire un po' il bianco della nuvola e quindi intacca con un po' di violetto, vedete? Perfetto, ovviamente questi altri due pulsanti servono uno per creare il ventaglio di nuovo da capo com'era, torniamo indietro, e uno per selezionare tutto il resto, cioè inverte la maschera. Con visualizza colori abbiamo detto che vediamo su cosa stiamo agendo, e per l'incarnato vale la stessa cosa, vedete? Stiamo agendo anche un po' sulle rocce e sull'incarnato. Ovviamente hanno lo stesso colore, Capture One riesce a fare più o meno il possibile per differenziare, vi dà la possibilità di agire su queste, su questa personalizzazione. Vedete che abbiamo ridotto l'area su cui agisce adesso, abbiamo risparmiato solo l'incarnato. Però queste parti vogliono dire che hanno lo stesso colore della pelle e purtroppo Capture One non ci può fare nulla.